Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. A grandissima richiesta siamo qui per guardare i momenti più divertenti dei Gentleman Part 2. Il primo video, cioè raga, l'avete visto in tantissimi, vi è piaciuto moltissimo e quindi sono qui a lanciarvi una sfida. Perché se questo video dovesse arrivare a 25.000 like, guarderemo la parte 3. Magari con uno dei quattro gentleman, chi lo sa. Allora, l'ultima volta ovviamente mi sono sempre basato su TikTok, che ormai è la mia fonte di lavoro principale, tanto odiato ma tanto sfruttato. Però perché? Perché a vostra volta, bastardi, caricate, reuppate pezzi di video. Quindi io uso il vostro lavoro, ma in realtà non è un vostro lavoro perché sapete solo rubare. Così un po' di dissing a inizio video, ce lo siamo fatti. Non mi ricordo dove ero arrivato l'ultima volta, però forse è questa cosa di Thomas Sangri, però non ho sentito bene di che minchia sta parlando. Io riempio, anche me. Beh, io riempio anche me, non so se bisogna dare la stretta di mano a Thomas o ad Aura. Per aver servito questo... Ho delle persone con la stretta di mano moscia e voglio... Porca miseria. Quando si parla di ragazze, ma arrivano i gentleman, parte 2. Ah, Matilde, che tra l'altro è un'atleta di L e tutto, eccetera, eccetera, e spesso lo troviamo sul profilo della DL, aveva questa particolarità. Era un po' cagacà, intanto lo possiamo dire, Matilde. Ti saluto, però, un po' cagacà. Però odiava la gente con la stretta di mano moscia. E, minchia, aveva una stretta di mano straforte, lei. Diventare professoressa di fisica. Ho delle persone con la stretta di mano moscia... Momento catartico nel riuscire a darle la mano. Ripartiamo. Piacere. Sono Giorgio. Mediocre. Posso dire che però ero vestito come un coglione. Un saluto intanto alla nostra stilista. Però il lupetto, secondo me, non lo so, mi faceva sembrare con l'occhialino. Poi sembrava un po' Steve Jobs, un po' sfigato. Quindi secondo me non era proprio il mio outfit. Ma ormai ci abbiamo fatto un'intera stagione, quindi scrivo un numero da 1 a 10 e poi le faccio scegliere gli zeri. Questi montaggi sono la vita, ragazzi. Cioè, sono proprio... Vivrei di questi montaggi, il mio pane quotidiano. TikToker più hot d'Italia, attenzione. Che canzone è? Ok, ci sta. Io preferirei Roberich, tra Danny e Roberich, però effettivamente ha più minne Danny. Aspetti. Il biglietto forse può aiutare. Per godere anche tu di questo spettacolo. Da Conte della Massellanza. Un momento che godo di questo spettacolo di regalo. Devo dire che è meraviglioso. Questo episodio dei complimenti è stato pazzesco. Io non vedo l'ora di vedere gli insulti. Ma complimenti, è stato veramente fico. Signori, 266.000 like sotto questo. Hanno taggato sempre l'X Murri sbagliato. Complimenti alla pagina ufficiale dei gentleman. Porca troia. Questo lo rivediamo, anche se l'abbiamo sicuramente già visto. Sei proprio 100% fica. E Maurizio. La faccia di Maurizio mi spezza. Cosa costa questa cosa? Garage Gentleman. Ma che cazzo è sto TikTok? Ma è sempre la pagina dei... Ma che è? Attenzione, attenzione. Danny per nappa, che è quello di... Danny ci assomiglia un po' a nappa, effettivamente. Minchia, uguale. Buon Maurizio, vedo che lei si è posto qui davanti a me con uno sguardo abbastanza... Questo è l'anno scorso, eh. Non riesco a capire se lei sta cercando di provocarmi per portarmi a letto o se è qua per affrontare una sfida. Sto cercando di deviare lo sguardo dall'imponente riflesso che dà quella luce sul suo cranio nei miei occhi. E si segna. Tra l'altro lo scontro, il round tra Danny e Maurizio è l'unico round in cui io e Thomas possiamo effettivamente prendere fiato e riposarci un attimo. Che il Duca mi sta... Un secondo che... Ho perso il titolo immobiliare. Immobiliare? Ho perso il titolo immobiliare, ragazzi. Questa è storia. Sono un duco? No, perché lo è lui. Sono un principe? No, perché lo è lui. Quindi io sono un... Immobile. Mamma mia, ho perso il titolo immobiliare. Stranger Things. No. La serie. No. Stranger Things. Io guardo solo i Simpsons. I Simpsons. Questo è proprio l'inizio di Stranger Things, perché guardate lo sguardo di Thomas.
totalmente perso, che non hai idea di che gli stia dicendo Danny. Ma come minchia fai a non sapere cosa sia Stranger Things? Questo è l'esatto momento in cui il cranio, cioè si può vedere se Angelo zooma, in cui, l'esatto momento in cui la sinapsi centrale di Thomas si sconnette, proprio muore sostanzialmente. Tu secondo me, tu lo vai a dire al telefono che è occupato. Passiamo la cresta qua. Ti senti ma superiore? Madonna, Murri è il mood della vita. Che sono il mood della vita, che c'entra? Poi mi sa che non siamo tutti, che ci dobbiamo dare tutti una bella calmata, perché secondo me tu stai esagerando veramente. Mauri, non si fa. Un po' cringe questo montaggio del video. Qui il principe Murri ha spaccato uno dei primi momenti nei quali parla Giorgio Muratore e non Murri. Che figata. Quando prendi 8 senza aver studiato. Io le ho dato un 7 e 3 quarti. Perché... non glielo dico il perché. Ma sa che io non sono neanche qua a sindacare. A lei va bene? Sì. A me pure. Magari mi fosse capitato, porca puttana. Vai, guarda quanti montaggi, cazzo, sta musichetta. Minchia, ragazzi. Voi vi rendete conto che qui sono quasi morto? Mio figlio poteva morire. Qua abbiamo veramente rischiato l'infarto. Se producessero Ghisa. Porca madosca. Se potesse fare un attimino di attenzione, ho anche il tremore alla voce perché ho visto tutta la mia vita in veramente anch'io. 2 secondi. Mi è passato tutto davanti da quando mi hanno battezzato. Peggio della moto. Un vero gentiluomo non si fossilizza su affari a quattro ruote. Quest'anno infatti ci... Mi chiamerò, i bloopers fanno morire, ragazzi. Fanno morire. Sfideremo su 3 discipline. Visto che noi siamo uomini d'affare. Allora, questo era il primo video, mi discolpo, era il primo video. Nel primo video devi sempre, diciamo, carburare un attimo, tornare a trovare gli incastri con gli altri, tre. Sono state tagliate un sacco di bestemmie, diciamo, da nervosismo. E tra l'altro eravamo in un club tutto pettinato, tutto pieno di gentleman veri, però con la gara. Certo. Beato chi lo fa il confà. Esatto, sì. Diamo quindi il via a queste edizioni delle Nord... Diamo quindi il via a questa edizione del NordVPN Gentleman... Esatto. Il principe di X-Murri, attenzione. Ma che montaggio è? Cringissimo. Grazie, grazie, attenzione, non voglio offendere, però un pochino... Chi è il miglior gentleman? Attenzione. Il barone, il principe, no. Il conte, no. Quasi il duca. Fax. Io faccio sesso e magia. Chi di voi vuole essere re? Ah, era proprio un elogio a Maurizio. Ok, noi fanculo. Cazzo è sta cosa? Mamma mia. Il wasabi, il momento forse più divertente della challenge del sushi, quando Thomas ha deciso che sua mamma era da... No, mamma amazing, poveria no. Facciamo che ha deciso che lui, in senso solo figurato, era un po' un figlio di... Deve obbligatoriamente intingere una porzione abbastanza abbondante. A me il wasabi fa cagare, lo odio, è proprio una porcheria. Cioè, non mi piace, non mi piace soprattutto quello che c'è qui. No. Perché è super piccante, tia. Distrugge il naso. Però se non mi sporchi il pantalone... è fitta di tua madre. No, aspetta, prima pucciolo. Non mi infila le dita in bocca, però. Amazing. Amen, fratello. Mamma mia, ragazzi, porca miseria. So refreshing. Cioè, stavo piangendo. Tu che sei della Sicilia, questo come lo chiami? M***a. Esatto, come tutto il resto. Puliti, tasi e magno. Quello che avete visto è il bellissimo mondo di Thomas Angry. Thomas si è fatto odiare con i suoi cavi focus e con quanto tempo abbiamo perso all'inizio. Ecco, quindi sono a 69. Quasi quasi mi fermerei. Attenzione, ragazzi. Fermi. Sto per mangiare il 70esimo, quindi a quanto sono? Intervengo io. Sta per mangiare il 70esimo e lui ha detto quindi sono a... Ora. No. 69. E si rompe la sedia. C'è di tutto. Di tutto è successo in questo cazzo di video. All'attività equestre, ha uno stallo. Guardi che non è facile essere un cavallo, dipende tutto da come ti poni.
Non dovete incentivarlo! Non dovete incentivarlo con sti montaggi quando fa queste battute di merda! Oh, hai avuto 4 opzioni! Ti sta difendendo! È più grosso di me, devo subire. A few moments later. Allora, questa puntata di Puoi Mangiarlo è onestamente a mani basse una delle migliori comunque con Maurizio. Non è un momento di gentleman, ma ce lo guardiamo lo stesso. Quindi. Ma sei tu! È pole position. Oh, primo commento, la puntata migliore di Puoi Mangiarlo. L'amico che offre allora, sempre realtà, a tutti. Per quanto riguarda, chiedo scusa, la scelta della valigetta non credo ci sia molto da dire. È la mia classica e canonica valigetta, 2-5 milioni di euro che uso quotidianamente per fare che tra l'altro è uno dei pochi casi in cui finzione e realtà si incontrano. Che è l'unico che effettivamente poteva adempiere a un ruolo così esoso. Danny prova a rimorchiarsi una siciliana con il suo grandissimo accento siculo, che tra l'altro, onestamente, non per vantarmi, ma sono il professore diretto di Danny. Quindi vediamo se il nostro alunno è stato... So che sai parlare in siciliano. Yeah, siculo sono. Siculo sono. Yeah. Dimmi una frase che dovrebbe colpirmi in siciliano. Minchia, ci penso io, aspetta. Yeah, sei in un bello pezzo di stinchio. Stai zitto. Bella guagliona. Bella guagliona. Guagliona. Prego, Duco. Oh, sì, che mi dà una mano a farmarsi male? Dove sei colpi che mi dà una mano? Oh, dai, che sì, mi serve una mano, c'ho da farmarsi male che non mi riesce. A cosa sto a parlare con te, mi pare insurcio, mi senti? Ma dai, la mano a far massimale. Minchia, esplodo, raga, esplodo, bellissimo. Mentre fumo un blunt, verso la slide sul bevito, siamo... Che cazzo sto vedendo? Ragazzi, io direi che per questo video possa essere tutto. Purtroppo diciamo che sono quasi finiti i TikTok sui gentleman. Però se questo video dovesse arrivare a 25.000 like, mi impegnerò per far sì che io trovi degli altri TikTok. Lasciate quindi un mi piace, fatemi sapere qual è stato il vostro momento più divertente di tutta la serie. Ci vediamo al prossimo video.